Ariete, evitate scenate e recriminazioni con il partner, che vi chiede di partecipare maggiormente alle sue scelte e di essere più presenti. Kissing, trova difetti in tutti. Per quanto riguarda gli affari, invece molto presto riuscirete a toccare OCN mano i risultati in campo professionale e arriverà un riconoscimento economico molto soddisfacente. Il vostro giorno sì della prossima settimana sarà il lunedì mentre il giorno no sarà il mercoledì. Toro, gli affetti vi fanno sentire, il legame zoppica un po', se vivete una storia part-time siete stupidi a aspettare, se siete soli, non chiudetevi in voi, solo chi cerca trova. Succede lo stesso negli affari, dove una proposta extra presto in arrivo vi richiederà una decisione non semplice. Agite e non pensate troppo alle conseguenze. Chi vivrà vedrà. Gemelli. Questo è il segno zodicale dei gemelli, che dice anche in questa settimana ci sarà da fare i conti con qualche nuvoletta, che oscurerà il vostro cielo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Niente paura però ci sarà chi vi sarà a consigliare per il meglio e vi sosterrà nella vostra decisione. Sono infatti giorni importanti per quanto riguarda gli affetti con grandi soddisfazioni in arrivo. Cancro. Non disperate se avete litigato con il vostro partner. Come dice il proverbio infatti l'amore non è bello se non è litigarello. L'importante è che nei prossimi giorni possiate mettere a posto le cose, chiarire tutto e ritrovare l'antica armonica, che tanto vi piace CCON la persona che amate. Lavoro? Anche qui tutto bene, un proverbio antico cinese dice niente nuove, allora buone nuove. Leone. La nuova situazione in famiglia, che si è venuta a creare vi lascia un po' perplessi. Forse, però invece di rimuginare su quello che poteva essere, dovreste stare il vostro contributo e fare in modo, che le cose questa volta funzionino per il meglio. A darvi una mano ci sarà sicuramente il vostro proverbiale carattere, grintoso e combattivo più che mai. Vergine. Il viaggio appena fatto che vi avevamo consigliato la settimana scorsa dovrebbe avervi reso amabili e meno spigolosi del solito. Potrete delle cavanze. Attenti però a chi vi circonda potrebbe anche approfittarsene e chiedervi più di quanto vi deve. Vale quindi sempre la vecchia regola, la miscura giusta è quella nel mezzo. Siamo disponibili e moderati. Bilancia. Continua il vostro processo di adattamento ai sentimenti, che insieme all'estate sono arrivati a caratterizzare le vostre giornate. Ci sarà da ballare di certo, come capita ogni volta, che c'è in atto un processo di cambiamento come l'ottimismo di cui siete capaci mostrerà anche agli altri aspetti migliori della situazione. Concedete un po' di spazio al riposo. Scorpione. Superati i problemi di concentrazione tipici del primo periodo di innamorato, adesso dovete passare all'attacco conquistatela quindi altrimenti il treno potrebbe passare e voi trovarvi con un grosso rimpianto nel cuore. Segnali positivi anche per quanto riguarda il lavoro, particolarmente gratificante nella giornata di lunedì, sabato un po' così. Sagittario. Il vostro buon umore è decisamente contagioso, giochi, scherzi e passeggiate in riva al mare. L'occasione questa ultima magari anche per fare nuove con quelli stessi siete single. L'estate è spesso il periodo migliore per mettere in pista un nuovo amore. Se invece siete sposate o fidanzate sfruttate il periodo favorevole per dare un overling alla coppia. Capricorno. Avete scoperto qual era il segreto, che vi riguardava e che vi ha tenuto in ansia da qualche giorno. Come spesso capita, l'attesa si è rivelata molto peggiore del fatto in sé, ora messe in chiaro le cose, che vi riguardano, dedicatevi a quello che più vi piace con mente serena. Le vacanze sono arrivate anche per voi e quindi godetevi il meritato riposo come una volta. Acquario, i vostri sentimenti per la persona, che vi fa battere il cuore non sono cambiati. Quello che è cambiato è forse il vostro atteggiamento nelle piccole cose, quelle che condividete con il vostro partner. Anche se almeno apparentemente non ve ne rendete conto, non siate sciocchi quindi rischiate di rovinare il vostro rapporto per semplice noncuranza. Pesci, questo è quanto per il segno zodiacale dei pesci, avevate ragione voi, anche questa volta, però ora, che l'avete scoperto, non perdete altro tempo e agite finalmente come vi suggerisce il vostro buonsenso, che ci ha ogni volta visto giusto per quanto riguarda il lavoro. In amore invece non siete così esperti indecisi e sulle nuove come vi capita spesso e volentieri di essere. Salute siete un po' giù rimediate alla svelta.